Buongiorno ragazzi, benvenuti in questo video. Oggi ci troviamo qua in piscina perché saranno gli ultimi momenti che trascorrerò in questo residence dove vivo. Manca ancora un mese che poi sbloccherò, abbandonerò per un po' questo ambiente. Mi mancherà un po' sicuramente, ma ho preso una grande decisione che ovviamente vi riporterò magari più su YouTube, ma soprattutto su Instagram, nel mio percorso, nella mia pagina di investimenti eccetera, che questo qua è il nome dove mi potete trovare, dove parlo esclusivamente di investimenti, delle mie idee eccetera eccetera, quindi vi consiglio di seguirmi lì. In qualsiasi caso arriviamo subito all'argomento del video, che è questo test per identificare se hai il mindset corretto per diventare un milionario, per sapere se hai la mentalità da vero imprenditore e da colui che sa raggiungere degli obiettivi e quindi che hai un mindset superiore a tutti gli altri. Ti assicuro che questo test lo supera solamente l'1% delle persone. Quindi mettiamo caso che questo video lo guardano 100 persone, solamente una forse supererà questo test. Praticamente di cosa si tratta? È un test fisico e ora ci saranno 3 categorie di persone e vi indicherò voi in che categoria potreste essere. Il test è questo: fare 500 piegamenti sulle braccia, 500 flessioni al giorno. Non importa che tu le faccia di seguito, non importa in quanto tempo ci metti, se fai serie da 10 o ne fai una ogni 10 minuti, non importa. Ora ci saranno delle persone che avranno chiuso questo video, o che chiuderanno il video adesso sicuramente, diranno non mi importa, chi se ne frega, ma che test è? Che queste persone sono la maggior parte. Se tu sei rimasto qua, ora continuiamo a parlarne. Sono 500 piegamenti sulle braccia. Ti ripeto, non devi farli di seguito, puoi farne anche uno adesso, un altro tra un quarto d'ora, un altro tra 20 minuti, poi subito dopo altri 2. Basta che ne fai 500 in 24 ore, ma ovviamente non un giorno, devi farlo ogni volta. Detto questo, quindi, prima di andare a letto, entro la tempistica giornaliera in cui tu andrai a letto, ti svegli alle 8 di mattina, vai a letto alle 11 di sera, perfetto, in queste ore devi fare 500 piegamenti, devi trovare il tempo di fare 500 piegamenti. Ora ci sarà una seconda fascia di persone, ovvero quelle che oggi, per esempio, o domani, faranno 263 e diranno, va bene dai, per oggi va bene. No, ti ho detto 500, non 263 o 50 o 100 o un po' alla volta, no. Ho detto 500, 500 piegamenti sulle braccia, questo è l'obiettivo. E quindi questa categoria di persone è la seconda categoria di persone. Ora continuiamo il discorso, perché questa categoria di persone avrà chiuso il video. Ora tu che sei rimasto, potresti essere il prediletto, perché comunque puoi essere anche rimasto qui da inizio video e poi a prescindere non farai questo test. Perché cosa succede? Che tu dici, ok dai, provo, sì, mi sembra una buona idea, mi sembra una buona cosa, proverò e alla fine non provo. Sai perché? Perché sei combattuto se farlo o non farlo. E questa è l'enorme differenza, che tu sei combattuto. Tu dici, ok, finisco questo video e inizio a farlo, ma poi non lo farai. E quando ti arriverà questo pensiero nella testa, quando dirai, vabbè dai, non lo faccio, ti ricorderai di queste parole. Dirai, cavolo, c'aveva ragione quello lì. E ti sentirai un peones. E dirai, vabbè dai, fa niente. Però comunque, invece, se sei rimasto qui per questa ultima fase, sarai quella persona che farà i 500 piegamenti da qui ai prossimi tempi, tutti i giorni. Calcola che è anche una cosa salutare, cioè non devi vederla come un obbligo, devi vederla come cosa salutare, perché allenarsi a prescindere è salutare. Quindi pensala anche in questo modo, non pensarla come obbligo, ma pensalo come allenamento, e in questo modo è più probabile che tu arrivi all'obiettivo. E ti dirò un'ultima cosa, mettiamo caso che tu fai un piegamento adesso, no? Ci metti un secondo, un piegamento, perfetto. Se tu fai il calcolo, un piegamento al secondo durante l'arco della giornata, in totale ti verranno fuori una media tra gli 8 e i 10 minuti. Quindi tu in 10 minuti hai fatto 500 piegamenti, facendone uno al secondo e uno al secondo adesso, tra 5 minuti un secondo lo dedichi per fare un altro piegamento. In totale in 24 ore ci metterai 10 minuti.
Quindi tu vuoi dirmi che durante la giornata non riesci a ritagliarti 10 minuti per fare questo test? Poniti questa domanda. 10 minuti in 24 ore per fare 500 piegamenti entro il momento in cui andrai a letto. Ora, sta a te, sta solamente a te. Io all'inizio video te l'ho detto, l'1% ce la farà, l'1%. Sei tu o non sarai tu? Se sei tu, magari scrivimelo qui nei commenti. A prescindere, scrivimi nei commenti se essendo sincero, in che categoria ti sei ritrovato. Sii sincero, perché magari scrivendolo capisci e realizzi anche tu stesso che tipo di persona sei. Perché a volte ci capita che quando ammettiamo qualcosa verbalmente ci sembra più vero e prendiamo coscienza di quella cosa. Magari scrivendolo può succedere la stessa cosa pure a te, e magari se sei in una delle due prime categorie, magari ti sblocca qualcosa nella testa e potresti rientrare poi nella terza categoria. Quindi non ci sono scuse, anche se sei una persona che dice ma io non ce la faccio, eccetera, non ci sono scuse, perché un piegamento puoi fare, uno adesso, tra 5 minuti un altro, tra 5 minuti, un quarto d'ora un altro. Quindi anche se non sei allenato, anche se non sei capace, metti le ginocchia a terra se non sei capace. Ci sono infiniti modi per fare i piegamenti sulle braccia. Basta che ne fai 500. Non hai assolutamente alcuna scusa. Se tu troverai una scusa, sarai la persona sbagliata. Perché ci sono persone che troveranno un percorso, una strada per andare avanti. E ci sono persone che troveranno una scusa per fermarsi. Alla prossima. Fai il test, scrivi nei commenti, un bel like, iscriviti al canale e le solite cose. Yes.